Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, mi scuso per l'assenza, però ho avuto un sacco di cose da fare, quindi non ho avuto tempo proprio per registrare, quindi ho deciso di ripartire con un video del tutto innovativo. Cioè, praticamente in questo video vi voglio dare dei consigli su come superare, diciamo, una delusione d'amore, perché chi è che non c'è mai passato? Io per prima ci sono passata, perché come sapete io in passato sono stata fidanzata con un altro ragazzo, poi la storia non è andata e adesso sto con un'altra persona. Quindi adesso voglio parlarvi un pochettino di questo argomento. Allora, intanto vi dico di prendere la vostra delusione d'amore come se state vivendo un lutto, perché tutto prima o poi finisce, pure noi finiamo. Cioè, noi non siamo eterni, io non sono eterna, voi non siete eterni. Tutto prima o poi finisce. E il lutto, teoricamente, c'è tre fasi. La prima fase è quella più terribile, quella in cui ci si dispera, si piange, magari anche si può anche non mangiare o mangiare di più. Dipende dalle persone, come reagiscono. Che è proprio la più terribile. La seconda fase è l'accettazione, cioè si comincia ad accettare il lutto, la perdita, cioè si sta male uguale, però non è come i primi tempi. E la terza fase è quella in cui si inizia a stare bene pensando che la vita va avanti. La stessa cosa è uguale quando per esempio finisce una storia d'amore, perché intendiamoci, il fidanzamento serve proprio a questo, per conoscersi. E io sento spesso di coppie che magari si fidanzano e poi si lasciano, ma non è che si lasciano per colpa di uno o per colpa di un altro, semplicemente perché magari la cosa non va, non va, e si vede se non va. Una cosa è certa, io il consiglio che mi sento di darvi se state vivendo una grossa delusione d'amore, tutto quanto, quella di non abbattervi perché il dolore che voi state provando è assolutamente normale. Per chi ci è passato la prima volta, magari non lo sa perché è un dolore nuovo, però comunque io parlo anche per chi magari ci è già passato, magari lo sta vivendo per la seconda volta, terza volta, è una cosa assolutamente normale. È un dolore che passa perché passa. Per esempio, i miei genitori, per farvi un esempio, loro, prima appunto di fidanzarsi tra di loro, hanno avuto altre storie, ma è normale che sia così. Pure io, prima di conoscere il mio attuale fidanzato, ho avuto un'altra storia, è normale, no? Poi la cosa non è andata, va bene così. Questo per dirvi che alla fine, anche se finisce una storia d'amore, non significa che non troverete la persona che veramente vi renderà felice, ma sicuramente la troverete. Poi chiaramente un altro consiglio che vi do, certo, mo siamo praticamente in piena emergenza, quindi non so fino a che punto sia utile il mio consiglio, quello di svagarvi, magari uscire e tutto quanto, però magari se potete, se siete ecco in una zona d'Italia in cui potete appunto uscire, io non lo so. Non lo so come sta messa tutta l'Italia, non lo so, però dico, se avete questa possibilità fatelo, o perlomeno vi svagate anche in casa. È anche utile avere delle persone vicine, per esempio, che ne so, la famiglia o gli amici, qualcuno comunque che vi capisca. Quello che mi sento di dire ancora è quello di non pensare mai, perché questo è l'errore che fanno tutti, l'ho fatto pure io a suo tempo, è tempo perso, come per dire, che ne so, ho sprecato 6 mesi, ho sprecato 5 anni, no, non è sprecato, anzi, stare insieme a quella persona sicuramente vi è servito per fare esperienza e per non ripetere gli stessi errori.
Quindi alla fine tutto fa brodo, anche stare insieme a una persona che poi alla fine uno prende e si lascia, però quello fa parte di un vostro vissuto. E quindi il consiglio che vi posso dare come consiglio finale è prendete quello che avete vissuto, non come uno spreco di tempo e energie, ma semplicemente come un'esperienza che vi serve per trovare la persona veramente giusta, perché fidatevi che la persona veramente giusta arriverà quando meno ve lo aspettate.